siete stati sopra o no, la vedrete nel laboratorio multimediale con la robotica e il digitale in generale. Sopra ci sono altri due colleghi di tecnologia che vi mostreranno la parte di coding, ed è un'altra parte sempre della nostra materia, ok? Allora vi illustro un po' che cosa facciamo. I ragazzi dopo 3 anni acquisiscono competenze sia in ambito disegno tecnico, tutti questi lavori che vedete sono delle proiezioni ortogonali sotto, delle assonometrie in 3D chiaramente sopra, e lavori di seconda e terza media. Lavori di prima sono sul piano, chiaramente, quindi in bidimensionale, e pian piano si va chiaramente verso cose più complesse, ma ovviamente fatte per la loro fascia d'età, no? Comunque questi tipi di lavori aprono poi a chiaramente scientifica, verso chiaramente una prosecuzione degli studi in quest'ambito. Considerate che questi, quello che dico sempre ai ragazzi, guardate che queste competenze o si acquisiscono ora o si lasciano a volte per sempre, perché chi prende dopo studi umanistici, prettamente umanistici, a volte non incontra le stesse materie, quindi questa parte della tecnologia potrebbe lasciarla.